Innanzitutto c'è l'istituzione del Centro Nazionale del Cinema e dell'Audiovisivo. Cerchiamo di mettere insieme tutti coloro che di cinema si occupano. In questo momento c'è una grande proliferazione di soggetti, ecco, vorremmo che le risorse statali e non soltanto andassero tutte dentro un unico soggetto, all'interno di un'unica organizzazione, quindi in questo caso questo Centro Nazionale, che deve farsi carico delle produzioni e dell'organizzazione del mondo del cinema e dell'audiovisivo in Italia nei suoi rapporti con il resto del mondo. Quindi questo è il primo punto. C'è l'istituzione anche di un registro nazionale del cinema e dell'audiovisivo, ossia un'opera nel momento in cui è prodotta deve essere seguita nella sua storia, nella sua vita di finanziamenti e via dicendo, nel massimo della trasparenza. C'è poi l'introduzione di un prelievo di scopo e quindi una sorta di autofinanziamento del mondo del cinema, un finanziamento che proviene dalla bigliettazione nelle sale e poi da un contributo da parte di tutti coloro che fanno business attraverso il cinema, quindi televisioni, internet, tutto il mondo anche della telefonia, tutti coloro che hanno a che fare con il cinema e che attualmente non sempre danno il contributo necessario. Okay. Quanto prevedete di far arrivare nelle casse di questo fondo tramite questo meccanismo? Ma naturalmente ci sono tutti gli aspetti relativi al finanziamento statale che rimarrebbe. Noi non vogliamo che lo Stato si disinteressi del cinema perché il cinema è cultura, il cinema è uno dei protagonisti, diciamo, della cultura nazionale, quindi lo Stato deve continuare a investire nel cinema. Per cui i fondi del FUS naturalmente devono continuare a arrivare al centro. E poi naturalmente questo dipende sono milioni di euro che noi riteniamo debbano entrare nelle casse del nuovo centro, riteniamo che debbano essere poi redistribuite all'interno del mondo del cinema e quindi è un investimento importante di cui dovrebbe farsi carico l'intera collettività, cioè tutti coloro che lavorano nel cinema in qualche modo danno un piccolo contributo perché tutti vengano aiutati all'interno dello stesso mondo del cinema per essere competitivi a livello internazionale, così come viene fatto in altri paesi, in Francia in primis. La legge si ispira al modello francese.